Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro TonoKid che vi parla e oggi siamo tornati con Farm Manager World, pronti per proseguire la nostra campagna americana, la seconda campagna di questo nuovo Farm Manager, capitolo 3 incorniciato. Signori, siamo nel Centro America e siamo dei disgraziati a cui è stato tolto tutto, ma piano piano stiamo costruendo questa nostra fattoria, questo nostro allevamento di bestiame intensivo. E niente, signori, andiamo avanti con il nostro buon Miguel, giusto? Si chiamava Miguel, credo, vabbè. Comunque, concludo il corso di formazione industria casearia della carne. Lo stavamo facendo, quindi andiamo avanti veloci. Abbiamo qua un sacco di bestie. Abbiamo anche due centri logistici per velocizzare un po' il tutto. Abbiamo fatto anche dei corsi per aumentare il numero di dipendenti da assumere e niente, siamo qua insomma, signori, a cercare, eccolo, dici, allora su cosa preferite concentrare, formaggi o carni? Ma signori, onestamente andrei, chiamo di formaggi. Delizioso, compro un impianto di lavorazione del latte, è un grosso investimento che frutterà molti guadagni. Allora, pronti ad industrializzare tutto, signori? Lavorazione del latte, eccoci. Qua all'angolo ci sta? Perfetto, direi. Vai così. Mamma mia, sta allergia. Allora, abbiamo spazio nelle casette o gli diamo una casetta fatta apposta? Diamogli una casetta apposta per loro, toh. Quasi quasi ti direi anche che ti metto pure un magazzino, perché non vorrei mai che possiedi una riserva di latte di pecora, quindi per iniziare a produrre e vendere almeno 100 kg di formaggio di pecora. Ma guarda, ti dirò, in realtà noi stiamo vendendo tutto quello che produciamo, quindi non abbiamo riserve di niente. Sicuramente qua iniziamo ad assumerne due, perché non so se abbiamo già quello per assumerne 4. E facciamo così, segna 1 1 2, esatto, postazioni di lavoro aggiuntive, vediamo se c'è, che nel caso commercio, no, generale, no, personale, non è vero, produzione dell'olio. Ah, dobbiamo possedere due edifici della produzione, vabbè. Comunque, qua intanto stanno facendo latte vaccino. Pecorino. No, non ti ho detto di fare quello. Ti ho detto di fare il pecorino. Là. Pecorino dovete farmi. Maledetti. E ti do qua il latte di capra. Latte di capra? No, latte di... Sbagliato. Latte di pecora. Pecorino. Scusatemi, eh. Ok. E poi dobbiamo venderlo, signori. Quindi iniziamo a mettere la vendita automatica del pecoraino. Cos'è che è l'altro, tra l'altro? Produzione e vendita, no, non avevo capito, no. Produzione, vai tranquillo che è un attimo che lo facciamo. Non so se ci hanno già prodotto qualcosa, perché avevamo dentro il latte vaccino, non so se hanno... La lana di alpaca la stiamo vendendo? Sì, ok. Ho visto che c'era una riserva un po' esorbitante. Budget previsto 431 al mese, 5 milioni e 3. Facile, signori. Facile, però. Andiamo con sto pecorino. Dai, su. Problema più che altro è... No, vabbè, 120 giorni il latte. Che non ne accumulino troppo. Vediamo se ci fanno creare un altro impianto di produzione. Nel frattempo io comunque i corsi magari li faccio anche. Perché qua potremmo... Guarda, le produzioni io te le sblocco, che tanto non costa niente.
venduto 50 kg e se ne vendiamo 50 alla volta, prossima vendita siamo a posto. Oh, guarda qua, toh, vendi. Posto. Ti hanno chiamato a presenziare in tribunale. Attenzione, speriamo che finalmente riuscirai a ripulire il tuo nome da queste ridicole accuse di contrabbando. Che ci mancherebbe. Serve un avvocato, però dovrebbe costare 100.000. Vabbè, un furto alla luce del sole. Vabbè. Vendi 200 kg di formaggio di pecora con 100.000 per pagare le spese legali. Ma abbiamo un sacco di soldi, li abbiamo già pagati. Dai, su, via. Vabbè, 200 li vendiamo facilmente. Qua intanto stanno raccogliendo le nostre piantine. Due giorni al corso che andiamo a fare al volo, giusto per tenere aggiornati i nostri dipendenti e poter sbloccare altre cose. Stagione umida, attenzione alla stagione umida. Bella è questa cosa delle stagioni Centro America, realistico, però sicuramente preferisco l'Europa. Andiamo a fare un altro corso, sempre della produzione, frutta e verdura, vai. Dai, questo formaggio, vendilo tutto. L'importante è che non stiamo accumulando niente. Per me in realtà fare anche un altro impianto, perché le produzioni di latte sono molteplici. Sono molteplici, potremmo andare a mettere qua sia il latte. Dammi tutti i tipi di latte, questo... E anche il latte di vacca. E facciamo così, signori. Sti cazzi, nel senso. Pianto del latte, te lo parcheggio davanti. Assumiamo altre due persone. Produzione. Qualcuno che faccia solo quello, però, Non iniziamo a chiedere di più solo perché siamo abili in più cose. E ci interessa uno bravo nella produzione. E fine. Cazzo, 2003 chiede perché poi tieni anche le piante. Ma non me ne frega un cazzo delle piante. Devi fare solo una cosa, tu. Quanto mai ho fatto quelle che... Quel maledetto coso di... avete capito, insomma, quel corso lì. Qua andiamo di latte, sì. Facciamo il formaggio di latte vaccino in fiocchi. E lo mettiamo in vendita automatica. Fiocchi, vai. Meno male che non dobbiamo fare niente di bio, signori, perché è stata una rottura di palle con i nostri cetrioli, cavoli. Insomma. Assumi. Vediamo se c'è qualcuno che sa fare solo questo. Assolutamente no, perfetto. Siamo a 150. Dai che ci siamo quasi. Ce l'abbiamo da vendere? No, assolutamente. Abbiamo finito il corso. Ne facciamo un altro al volo. No, aspettiamo di finire prima la missione, che sennò si sa mai. Eccola. Carissima. Allora, assumo già anche gli altri. Così almeno... Anzi, no, il corso sì, facciamolo, che è quello... Dov'è? Produzione? No, questo, postazioni aggiuntive, così almeno siamo a posto. Allora... Un attimo solo, che qua mi sa che è successo un casino. L'abbiamo messo questo in vendita? Sì, ok, perfetto. Qua, tac. Allora, durante l'udienza un tizio europeo con l'aria da mafioso ha giurato che sei a capo di una rete di contrabbando. Ma che cazzo è questo? Ma stai scherzando? Stiamo aspettando la decisione del giudice. Che assurda bugia. Beh, aspettiamo. Ammettiamo di essere... No, dai. È ridicolo. Vendi 300 kg di formaggio di pecora e completa il corso metodi di trasporto delle colture moderne per migliorare la tua logistica. Ok. Vabbè, i 300 nel frattempo li vendono facilmente e va bene. Tanto finiamo questo corso. La logistica, siamo a posto? Presumo di sì. Ok, facciamo un altro impianto logistico. Cioè, non voglio esagerare comunque con i dipendenti, Però la logistica è importante. La logistica è molto importante. Vedete come si spostano tutti i belli, veloci, baldanzosi. Chi dice baldanzosi? Tac, tac. Cazzo, non abbiamo un altro a fare niente? Di... Sai di sì,
Datemi. Ma quasi sono tutti assegnati. Giusto, sì. Ok. Cosa volevo fare? Niente. Posto questo. C'è qualcosa per caso che non stiamo vendendo? Che no? Ok. Perfetto. Allora, abbiamo finito il corso, quindi facciamo il trasporto delle colture. Cazzo. Nella logistica? No. Mettere il trasporto delle colture moderni. Ah, ok. La capacità di trasporto dei lavoratori nei campi a 400 kg. Ok. Ho paura di chiedere a cosa serva questo upgrade. Però, signori, noi abbiamo fatto un upgrade che ci permette di andare più veloci a livello di produzione adesso. Ci servono altre due persone però qua. Sempre così. Che mi facciano solo questo mestiere. Grazie, gentilissimi. Grazie, Rebecca Bottigliero. Benvenuta a bordo. Tac, tac. E via, guardali adesso come sono veloci. Guardali come producono. Bravi. Bravi tutti. Nostra produzione, budget previsto 8 milioni all'anno, 667 mila farm crediti al mese. Le serre in realtà non credo producano tanto, perché se andiamo a vedere la produzione... Allora, dov'è che possiamo andare a vedere? Credo da qua. Allora, reddito di campi 5.000 al mese. Cioè, signori, ci costa di più di salari, secondo me, per quello che producono quei campi lì, con tutta la gente che ci lavora. Quindi... Però, siccome adesso ci ho fatto fare questo corso, io non vorrei mai che ci chiedesse di fare qualcosa a livello di serre, di campi e quant'altro. Stiamo lavorando solo con gli animali al momento in questa America centrale, eh? Meglio così da un lato, assolutamente. Però, insomma, vediamo però. Vediamo. Ci siamo? Manca un giorno? Pronti? Guardalo, fiero, Bingel. È molto bestiame, ti conviene costruire una clinica veterinaria per non doverti preoccupare di malattie e della produzione dei tuoi animali. Bene, e vendi 400 kg di formaggio di pecora. Ok. Clinica veterinaria, non so se abbiamo fatto il corso formazione veterinaria. L'avevo visto prima, non l'abbiamo fatto. Quindi animali, formazione veterinaria, vai. Altri 400 kg di formaggio pecorino. Pecorino. Allora, noi potremmo per assurdo assumere altre persone, altra produzione. No, non ce lo sta chiedendo. Però noi, signori, facciamolo. Una bella produzione. Allora, intanto assumiamo le persone, prima di tutto. Questa. Questa. Ok. Ci sono due. Intanto facciamo produzione sempre di latte. So che ci sono... possiamo fare il corso e mettere una doppia catena di... seconda linea di produzione. Probabilmente ci conviene anche, in effetti. Facciamo così. Tranquilli che vi richiamiamo a lavorare, non preoccupatevi. Abbiamo intanto già preparato la casetta. Sì, il corso sarebbe questo, ma ci servono 4 edifici della categoria produzione. Quindi diciamo che ha anche senso andare a costruire altre cose. Clinica veterinaria, seguiamo la... quello che ci chiedono, signori, che è meglio. Clinica veterinaria io la metterei qua, più che altro perché non so se andiamo a mettere altri edifici del bestiame. Quindi mettila qua, che copre tutta l'area. Quasi quasi, signori, andrei anche a fare dei campi, Ste cazzo di serre non servono a niente. Non ci stanno fruttando poi molto. È rischioso coi campi per la stagione secca, umida e quant'altro. Però ci sono delle colture che magari... possono... Guardate quante cazzo di pioggia. Possono resistere e sopravvivere a questo clima? Assolutamente sì. Ok, vendiamo sto formaggio.
Dai, col formaggio, oh, spingere col formaggio. Ma se c'è qualcos'altro che possiamo fare intanto. Lavorazione del cibo. Sistemi di refrigerazione non male. Questi facciamolo perché è utile. Ok, perfetto. Allora, concludiamo il sistema. Oh, li abbiamo letto nel pensiero. Ma Miguel, ma siamo avanti anni luce. Vendi ancora più formaggi, però ti è andati a male. Sono difficili da lavorare. Completa il corso del sistema di refrigerazione e aggiungi una cella frigorifera al magazzino. Ma... cioè, sono incredibile. Io sono incredibile. Lo sapevo io. Ah, quasi quasi, signori, facciamo una cosa qua. No, va bene così. Bene così. Allora, tac, c'è la frigorifera. Questo però non possiamo farlo ancora, no? Tac, c'è la frigorifera. E via. Tutti e due i magazzini. Non ce ne sono altri i magazzini, giusto? Non credo. Perfetto. Poi... no, oh, ah, l'abbiamo fatto, ok. Allora, per velocizzare, diciamo... la missione facciamo così, va. Dagli de pecorino. Mettine 200 di latte di pecora qua. E... ah, sì, signori, facciamo un terzo a produzione, dai. Allora. Si sono ricandidati magari quelli di prima? No, chiedo perché si sa mai. Produzione. Latte. Costruiscilo. Assumi altri due, dai, che ce la facciamo. Eccolo uno. Ok. Mettiamo un attimo. Altre candidature. Tac. Hola. Benedetta Comencini. Entra a far parte del team per la produzione del latte. E intanto che c'è la missione, ti direi di andare a fare sempre il pecorino. Poi, signori, una volta che non ci chiede più pecorino. Vedete però che c'è qualcuno con l'abilità degli scatoloni che non stava. Cioè, degli scatoloni inteso della logistica. Che non fa un cazzo. Vittoria Bottigliero. Non è assegnata a niente, quindi licenziala. Forse era quella assegnata alla casa dei lavoratori. Ma anche questi, ad esempio. Scusatemi, eh. Fanno qualcosa? No. Quindi, scusatemi, ma questi mi sa che non fanno un cazzo. Quanti sono? Due? Quattro? Sono quattro, siamo sicuri che sono quattro? Arrivo, Miguel. Se sono quattro, signori, logistica, centro logistico. Mettiamo uno qua. Ci sta. Un altro lì. E uno lo mettiamo qua. Vai. E gli mettiamo questi lavoratori. Così saremo... la nostra logistica farà... cioè, farà invidia a tutti. Tutti quanti. Logistica, logistica. Vai. Tac. Logistica, logistica. Perfetto. Allora, costruisci un nuovo impianto di lavorazione del latte. Lo abbiamo appena fatto, maledetto. Facciamo il quarto, facciamo il quarto, se lo dici tu. Eh no, perché lui vuole che lo costruiamo quando ce lo chiede, no? Che sia già costruito. Quindi è un pezzo di merda, perché abbiamo fatti tre, ne abbiamo fatti. Ma va bene, va bene, signori, non... va bene così. Assumiamo più persone. Poi se c'è da distruggere e licenziare, lo faremo. So che non si dovrebbero fare queste cose, però d'altronde, se abbiamo bisogno di licenziare, lo si fa. Tanto chiede pecorino. Qua pecorino, mettine a gogo. Ne produciamo abbastanza, perché ho paura di no. Ok, formaggio bianco. Vaccino a fiocchi, guarda qua, tac. Cambiamo subito la produzione, tac. Tac. Latte di vacca ce n'è molto di più, quindi dovrebbero a logica farlo abbastanza in fretta. Dammi un altro lavoratore
della produzione. Vai e vai. Ok, tu vai qua dentro. Ok. E quindi adesso a logica, sì, vedete che qua mi dice latte vaccino. Guarda, mettine 500, che tanto poi dopo torniamo a 100. So che manca, però stai calmo. Infatti la produzione è ferma, qua si fermerà presto, qua è ferma. E non abbiamo tantissimo latte, secondo me. Quasi quasi farei anche una strada qua, in modo che... tagliamo. Ok, con calma. Cosa... allora, assicurati che la tua produzione funziona al meglio. Vendi mezza tonnellata di formaggio bianco e mezza tonnellata di formaggio giallo. Quindi facciamo 2-2 allora a questo punto. Pecori... no, formaggio giallo, attenzione però. Formaggio giallo è questo. Poi c'è quello, già venduto. Formaggio giallo. Andiamo a metterlo. Latte vaccino, formaggio giallo lo chiama. Ma pensate a questo. Formaggio di latte vaccino. Ho detto giallo però, eh. Vabbè. Reddito mensile di 100.000. Ci pensiamo noi. Guarda qua, tac tac tac. Oddio, non abbiamo abbastanza latte in realtà, per fare una produzione del genere. Anche perché le nostre vacche, quante sono? Sono solo queste le nostre vacche. È un po' difficile in realtà. Cosa ne dite? Aumentiamo un po' le vacche da latte? Ci potrebbe anche stare come cosa. Allora, che stalle abbiamo noi? Porcile medio, porcile grande, stalla media quindi? Stalla... no, stalla grande. È tanto grande. Se la facciamo però non so... qua riusciamo a fare la strada? Sì, perfetto. Facciamo così e mettiamo la casetta. Nuova casetta. Qua. Signori, facciamo un recintone di vacche. Ce ne vogliono quanti? 3. Allora, assumi animali. Una. Tanto una. Stiamo intanto le vaccone. Cosa che gli davamo? Mais, erba, insilato e pula. Mais, erba, insilato e pula. Toh. Ti assumo, ti assegno anche. Sabotaggio. Qualcuno vuole sconfiggerti in tribunale e ha nascosto merce di contrabbando in uno dei tuoi fienili. Distruggi tutti i fienili, è l'unico modo. Ma come? Ma che pezzi di merda! È l'unico che abbiamo, giusto, di fienile? Ok. Ha funzionato la produzione, ho venuto ad indagare e non ho trovato niente. Preparati anche a aumentare la produzione, completa il corso di produzione avanzata e allestisci una seconda linea di produzione in uno dei tuoi impianti di lavorazione del latte. Ma signori, ma che... ma davvero ha fatto questa brutta cosa? Che bastardi... adesso io che cazzo avevo qua dentro nel fienile? Ok, dovremmo aver sistemato tutto. Qua... cos'è il problema? Sito corretto del mais, perché questo non ci arriva? Esatto. Silos. L'ho visto, era lì. Silo piccolo, mettilo qua, vai, così almeno sono a posto. Caccona, come siamo messi? Ma no, perché la caccona può diventare un problema, quindi facciamo così. Ok. Sì, tolgo l'ordine di risorsa, va bene. Assumiamo altre persone perché sennò queste mi muoiono. Adesso state a vedere che non ci servono più le vacche, eh. Ah, abbiamo finito. Alt, fermi tutti. Ditemi che posso fare... no, non posso farlo. Abbiamo finito i posti a lavorare. Seconda linea di produzione, va bene. Intanto qua assumiamo. Quasi quasi ti dirò, vado a licenziare questo, che non serve assolutamente a niente.
E dammi un altro per gli animali, va bene, mettilo qua. Ok, seconda linea di produzione, però dobbiamo fare il corso, immagino, quindi produzione avanzata e via. Qua abbiamo questi, ma ti dirò, dammi il pecorino qua e il pecorino anche qua. Poi altre cose col pecorino, col latte di pecorino non si possono fare. Latte vaccino ovviamente si fanno più tipi di formaggio. Formaggio, de formaggio. Quasi farei anche una strada qua. Ecco, sbagliato. Strada qua, ok. Così, giusto per. Arriviamo, ci vuole un po' adesso, ma... qua ok, qua ce n'è abbastanza. Ah, qua ne chiede 400. E adesso queste dovrebbero produrre un bel po' di latte, cioè... a logica. Ma di pecore invece quante ne abbiamo? 24, 34 ne abbiamo di pecore. Latte di pecore non è che ne fanno tantissimo, eh. Ma se noi ammazzassimo qualche alpaca, cioè non ammazzare, vendessimo qualche alpaca. Vendiamo gli alpaca, acquistiamo le pecore, così aumenta il latte di pecora. Cos'è che gli diamo alle pecore? Solite cose. Tac. Anche questi io onestamente li andrei a vendere per prendere le pecore. Vista. Vai. Ok. Come 21 su 24? Perché non potevamo prenderne altre. Prendine piccoline, dai, va bene. Tac, tac, tac e tac. Ok. E il latte di capra in realtà non ne fanno tantissimo neanche di quello, perché immagino che sia quello che scarseggia. Però in realtà non abbiamo ancora nessuna produzione con latte di capra, quindi intanto va bene così. Se aggiungiamo una seconda linea potremmo aver bisogno allora a questo punto di vendere altri animali. Quasi quasi ne terrei solo una di alpaca. Poi ci chiederà ovviamente un quantitativo industriale di alpaca e noi non li avremo. Ma va bene così perché è tutto normale, signori, tutto normale. Noi facciamo, sbrighiamo, vendiamo, acquistiamo. Poi però ci rendiamo conto... oh, non questo. Oddio, lo mangiano questi? Ah sì, questo, questo, questo. Ok. No, che sorgo, l'erba. Giusto? Erba, ok. No, che sorgo, l'erba. Ok. Posto così. Scusa, la paglia? Non c'era nessun ordine di paglia qua. E questi cosa stanno mangiando? La paglia? Però non ce l'avevano, vabbè. Ok. Siamo quasi alla doppia linea di produzione. Così avremo 8 linee per... beh, potremmo fare 4 tipi di formaggio effettivamente. Sì. Secondo me conviene fare tipo qua il giallo. Facciamo giallo. Qua facciamo questo. Al contrario. Qua questo. Allora, due. Creiamo la seconda uguale. Arrivo, eh. Perché voglio fare una cosa del genere, signori. Tac. Crea la seconda linea e fai lo stesso formaggio. E qua, signori, cambiamo. Mettiamo questo. Quindi il formaggio caprino. Adesso lo dobbiamo andare a vendere, però. Tac, tac. Operazioni. Caprino. Via. Vendita, vendita. Perfetto. Ok, Miguel, dimmi.
No, che bio, non hai capito un cazzo, che bio. No, fermi tutti, togli il bio. Qua mettimi però, per favore, 500 di tutto, anzi questo fammi anche 1000, va, che ce ne serve di più. Vediamo se ovviamente lo... riescono a riempire il magazzino. Riempire, non c'è bisogno di riempire il magazzino. Dici, Miguel, allora, se avvicina il giorno dell'udienza finale, potrebbero giudicarti non colpevole e restituirti il passaporto e scongelare i tuoi conti bancari. Sarebbe anche ora, direi, beh, potresti finire in prigione. Ah, grazie, ho vissuto un naufragio, mi è capitato di peggio. Ah, ok. Gli avvocati costeranno una piccola fortuna, 400.000. Minchia! No, ladri, truffatori. Acquisto a leva alpaca per uno giovane. Forse compro un'alpaca giovane. Sì, è un po' strano, ma ho sognato che ti avrebbe portato fortuna. Va bene, vendiamo un'alpaca, ne acquistiamo uno giovane. Io non ci voglio credere, però vabbè. Oh, Miguel, mi fido, di te, della tua superstizione, degli alpaca soprattutto. Bestie. Eccolo. È arrivato il giorno della sentenza. Nella peggiore dei casi ti porterò lettere e arance in prigione. Sei un pezzo di merda, però. Attenzione, ha funzionato. Erano dei contrabbandieri. Hanno cercato di incastrarti. A quanto pare erano alcuni dei tuoi concorrenti in Europa. Sono stati sconfitti al processo. Tutte le accuse contro di te sono cadute. Inoltre hai ricevuto un indennizzo e delle compensazioni per i danni subiti. Il tutto ammonta a 1 milione. E la madonna. Ma doveva andarci di più? Ti restituiranno il passaporto. Ora saranno loro a finire in galera. Let's go, signori! Si va al capitolo 4. Acque calme. Finalmente ci siamo tolti questo peso. Dall'udienza. Siamo innocenti. Possiamo dirlo a gran voce adesso. Siamo innocenti. Giustizia è fatta. Finalmente un po' di fortuna. Le tue peripezie legali sono finite. Ora puoi goderti l'America centrale. Ogni notte io sogno un mare calmo. Lanciamoci nell'attività di coltivazione del mais su larga scala. Il tuo denaro e la tua esperienza combinati con il caldo clima dell'America centrale sono una ricetta per il successo. Perché no? Ho guadagnato 1 milione per restituirmi quei 100 che ti ho prestato. Mi serve una nuova macchina, ma te ne darei anche di più io. Con 20 ettari di terreno vale la pena investire nei trasporti, completare per il corso di espansione della rete stradale. Va bene. Espansione della rete stradale, quindi immagino che sia generale. Vai. Allora, visto che mi ha parlato di ettari, di cose, di casa padronale è già al livello massimo, mi sa di sì. Io vado già ad acquistare del terreno, soprattutto questi che fanno angolo, e anche questi qua dietro, e anche questo comunque, perché se dobbiamo fare dei campi, almeno ci facciamo trovare pronti. Oltre al fatto che probabilmente adesso, signori, andremo a vendere le serre. Non lo so, vediamo cosa ci dice il buon Miguel. Però finalmente ci siamo tolti questo peso delle accuse infondate di contrabbando. Maledetti. Tra l'altro, fatemi capire se a livello di personale possiamo farlo. Oh, no, guarda, lo faccio subito. Subito. Costruisce un nuovo edificio serra. Allora, signori, noi facciamo così. 3, 1, 2. Cazzo, si faceva a girare? Ok. Oh, mi sono dimenticato per un secondo il tasto per girare le cose. 1, 2 e 3. Poi, siccome ce l'ha chiesto, ma non sono necessarie. Ok. 1, 2 e 3. E via. Valutazione approfondita del terreno e fai un'analisi del terreno 50 volte. Ci vuoi far spendere? Completa il corso di formazione con il tuo budget. Puoi cercare subito dei campi di qualità eccellenza. Analizza il terreno in 50 punti. Ah, lui ci ha fatto costruire le tre serre in realtà perché servivano per esatto, 3 per serra. Servivano per questo, però noi le abbiamo già costruite. Due per campo arato, in realtà si intende campi sulla quale si coltiva. Era un po' buggato, se non ricordo male, nella campagna europea, ma credo che abbiano fissato questa problematica. Allora, calma. Analisi del terreno, guarda, te la faccio
quelle zone qua non dove c'è la montagna magari, però in quelle zone qua. Poi se vuoi ti posso andare anche qua dietro, anzi facciamo una bella cosa. A parte le strade a doppio senso. Oh signori, quasi quasi. Ho tolto la strada qua, no? Andiamo a prenderla senza, ok, senza girare la telecamera. Quasi quasi io qua faccio le strade a doppio senso, sai che me ne frega. Guarda, stradone. Che ce frega. Qua giustamente no, però. No! Ma sei un pezzo di merda allora. Cioè mi avvisi che arriva la stagione 6 che mi fai mettere giù la strada storta. E che cazzo. Ok. Allora, facciamo sto corso della valutazione approfondita del terreno e poi lo facciamo. Questa possiamo spezzarla, noi no, quella principale, quindi direi di no. Direi proprio di no. Però possiamo già predisporre delle strade. Ma qua magari facciamo una bella cosa. Ok. Possiamo permettercelo. Facciamo ste strade a doppio senso. Ah, qua fanno la rotondina. Bellissimo. Qua c'è della carenza di qualcosa, eh. Forse latte vaccino, sì. Eh sì, ste vacche non producono abbastanza. O meglio, ne viene consumato parecchio. Infatti vedete che la produzione si ferma. Ne viene consumato parecchio. Mentre questo si riempie, e il latte di pecora in realtà non credo, però. Analizziamo il terreno 50 volte, significa che... Allora, intanto facciamo... Ah, minchia, non dovevo farlo così tanto. Allora, continua ad analizzare il terreno per cercare i campi migliori. Nel frattempo dimmi, ti manca l'Europa? Onestamente sì. Allora pianta dei frutti europei nelle serre, ribes, nero, fragole e lamponi. Il ribes ce l'abbiamo. Allora facciamo così, analizziamo anche le serre, giusto per... Cazzo, top, eh, quelle serre qua. Questa per niente. Come classe 1? Non è vero. Sono tutte classe 1 in serra, può darsi, eh. Può darsi. Ribes, scusami, fragole e lamponi, togliamo questo ribes, 27 giorni, togli il caffè dai, fragole, vai, e lamponi 19 giorni, vai, lamponi, ok, adesso dobbiamo aspettare ovviamente che lui faccia cose. Ti direi, guarda, analizzami anche qua. Questo è un bel terreno, eh. Questo è un bel terreno. Costruisce un edificio di produzione di semi e piantine. Completa il costo per il certificato fattoria biologica. Nel frattempo analizza altri 1100 punti di terreno. Ma in che senso fattoria biologica? Non cominciamo, eh. Allora. Certificato fattoria... Allora, produzione prima di tutto. Ok. Dovrebbe essere nel generale. Sì. Però prima dobbiamo costruire la produzione di semini e piantine. Produzione di semi e piante. Facciamo qua. Che c'è la casina, ma sono tutte occupate le case. Sì, questa no, cazzo. Mamma mia. Vengono gli starnuti. Allora. Costruiamo la casetta nuova qua. Vai. Altra gente a produrre. Certificato fattoria biologica. Adesso lo possiamo fare. Vai nei generali. Vai. 10.000. Quanti giorni? 5 giorni. Qua sono solo 2 i lavoratori. Quindi produzione. Tac. 1. E basta per ora. Assegniamolo già. Ma adesso credo che gli serva. Ma aveva detto mais lui, no?
tu a capire però se quello bio. No, le patate non mi servono. Era in modo... cioè, volevo solo assegnare il dipendente. State calmi con queste patate. Assegniamo anche l'altra signorina. E ci salutiamo tra poco. Vediamo cosa vuole farci fare il buon Miguel. Ah, tra l'altro, mettiamo prima di tutto, visto che abbiamo cambiato, lamponi in vendita, fragole in vendita, e il ribes ce l'abbiamo già in vendita, ok. Cosa che abbiamo tolto? Il caffè, vabbè, lasciamoli dentro che tanto. La rigida stagione secca, irrigare i campi a mano con le macchine non è molto efficiente. Completa il corso di sistema di irrigazione, analizza altri 150 punti. L'abbiamo già fatto. L'irrigazione la possiamo fare già, perfetto. Adesso si va sui campi, eh. Funghi? No. Ma porca di quella puttana. Qua tra l'altro... scusa, 5,5 il pH... e 6,5, me lo metti a 6. Ma guarda questi. No, 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 scherzavo, ho sbagliato a schiacciare. E 100, 150, me lo metti a 125. Ma perché non questi non li sette in automatico? Umidità va bene, più o meno. E... no, l'unica cosa è che questi anche, allora. 100, 150. Ok, 125. pH 6, grazie. Questo invece 6,5, fai 6,25, 100, 150, 125. Qua ribes 6,5. 80-120. Oh, è buono. 80-120. 100. La media. E il fico d'India 100-200. Fai 150. E 6-8. Fai 7. E basta. 7. Va bene. Due giorni. State buoni che adesso capiamo il buon Miguel cosa vuole da noi. Ok, allora. Produci 30 piantine di galapeno biologico e 100 piantine di pomodoro biologico. Vuole farci fare qualche salsa strana, lo so già, eh. Usa un ordine in magazzino con cella frigorifera per ricordare che non vadano male. Ok. Allora, quindi aggiungiamo questa, giusto? Galapeno biologico da il galapeno normale, ok. E pomodoro, giusto? Sempre dal pomodoro normale, direi. Quasi quasi ti dirò, potremmo anche andare a sostituire questi con i pomodori normali, ok. E il fico d'India con il galapeno. Così, signori, li produciamo noi. 6,5, 6,25. 100, 150, 125. Vediamo che sistemo queste cose. 100, ok, perfetto. Qua va bene, ma facciamo 6,5 giusto per... ok, dunque... per iniziare direi comunque di andare ad acquistare noi, quindi galapeño, intanto, no, tanto niente, no, volevo fare qua io, aggiungi, galapeño, normale, acquistane 200 e pomodoro. Sempre 200. Ok. Qua mettiamo l'ordine, giusto? Ok. 100 e 100. Quante ne chiedono? 150 del galapeño, eh. Mi fai così. Tac. 150. Ok. Ok.
Questo c'ha la cella, quindi a posto. Vediamo quando inizia, se inizia la produzione. Perché è logica, qua dovrebbero essere arrivati, ok, i nostri jalapenos, i nostri pomodori. Qua io ti direi, guarda, fammi vedere solo quelli disponibili. Anche qua, solo quelli disponibili. E capiamo se arrivano. Signori, ce li portate di là gentilmente? Dovremmo iniziare una produzione. Ah no, li hanno portati direttamente qua. Onesto. E qua io vado a mettere, signori, visto che non voglio venderli tutti, li mettiamo qua e vediamo quando li producono, cosa fare, insomma. 30 giorni. Ok. Poi cambieremo la produzione e... Cioè, oddio, adesso in realtà abbiamo già le piantine. Quindi a logica noi potremmo già fare... l'ha già piantato in realtà anche qua. Però vediamo cosa ci dice. È già accesso ai tuoi conti bancari europei. La fattoria che hai lasciato oltre oceano se la cava bene. Ottiene molti profitti. Forse vuoi prelevare 500 al tuo conto per investire oltre? Ma certo, oltre l'infinito e oltre. Non era così, ma ok. Concludi il corso tecniche di espansione agricola. Tecniche di espansione agricola 2. E crea un campo per 3. Classe 1. Attenzione, inizia subito a coltivare sul terreno migliore. Completi i corsi tecniche di espansione agricola 1 e tecniche di espansione agricola 2. E crea almeno 3 campi di classe 1. Ok, allora direi di far partire il corso. E a questo punto anche di salutarci qui, signori. Di capire soprattutto... cosa ci chiede di fare con i pomodori e il jalapeno? Probabilmente ci chiederà di coltivarli nei campi. 3 campi di classe 1. Insomma, dobbiamo, secondo me, analizzare anche un po' di terreno. Facciamo un'analisi un po' così, randomica. Anche di qua va bene. Perché qua sicuramente uno di... Livello 1 ci esce. Ci sta costando questa cosa, però almeno capiamo quali campi, dove conviene fare i campi, magari neanche troppo grandi, Spendiamo ancora. Oh, molto bene qua. Ok, abbiamo già finito il corso. Facciamo l'altro allora. Qua ci sono dei posti interessanti, E giustamente adesso possiamo fare i campi più grandi. Sicuramente qua. E sicuramente... molto buono questo. E anche qua, signori, facciamo delle strade apposta e li facciamo così. Ci sta. Va bene. Qua invece no, qua il terreno non è molto buono. Sì, beh, qua invece, cazzo, buonissimo. Facciamo anche questo. So che stiamo spendendo un patrimonio, ma... vedete, anche questa zona potrebbe... questa zona molto interessante. Ok, allora, guarda, io onestamente ti dirò, se facciamo un campo qua, credo che ci esca di... Come classe 2? Maledetto. Anche se lo facciamo qua così, ci esce di classe 2. Io prendo dentro questo. Classe 2, così classe 1. C'erano dei tentativi, Classe 2, ma perché prende troppo giallo, prende. Proviamo a farne uno qua così. Non così grande, classe 2. Classe 2, classe 2, classe 2, ve lo in basso a destra, Se ve lo state chiedendo. No,
No, signori, io quasi quasi farei proprio così. Classe 1. E via. Facciamo un campo qua. Facciamo un campo sicuramente qua. Dovrebbe essere classe 2, bastardo. Così mi rimane di classe 1, sì. Va bene. Facciamo neanche storti, non è un problema. Questo dovrebbe essere come classe 2, non è vero, dai. Così classe 1 però. Un po' lontani, signori, ma va bene. Ok, sappiamo già cosa dobbiamo fare, ma lo faremo, signori, nel prossimo episodio. Io, come sempre, vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le altre serie sul canale. E con la nostra fattoria nel Centro America, signori, per oggi è tutto. E ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima. Ciao, ciao.